inauguriamo oggi la quadriennale d'arte 2020 intitolata Fuori, una grande mostra che rilegge l'arte italiana dagli anni 60 ad oggi, dando tanto spazio ai giovani, ma partendo da posizioni di pionieri importanti che proprio oggi in relazione alla contemporaneità vanno riletti. Si tratta di una mostra spettacolare, articolata, che dà molto spazio agli artisti, alle loro poetiche, attraverso sale monografiche, nuovi progetti realizzati per l'occasione. Si tratta di 43 artisti che tra loro condividono un approccio obliquo, un approccio fuori, il saper andare fuori dalle categorie. Fuori nel caso di categorie di genere, quindi immaginari femminili, femministi, queer, ma anche fuori a livello di discipline, la contaminazione dell'arte visiva con il teatro, il cinema, la danza, la musica, l'architettura, il design. È una mostra che racconta in Italia, racconta il desiderio, racconta l'Italia, racconta il desiderio, racconta l'ossessione dell'artista e vuole far riflettere su il mondo in cui ci troviamo, soprattutto vuole dare nutrimento ed energia e positività attraverso l'arte, attraverso la cultura, in un momento così difficile. È stata un'avventura riuscire a preparare questa mostra, soprattutto quest'anno, vista la dimensione del progetto. È stata una sfida e un grandissimo traguardo inaugurare in questi giorni difficili. È proprio un messaggio che vogliamo dare anche al pubblico, quello della possibilità di confrontarsi con l'arte come una cura, insomma, per le difficoltà che stiamo attraversando.